Allora, ragazzi, ieri sera, no, quando sono andato a letto dopo la partita dell'Inter, ho pensato, cioè pensavo dentro di me, ma sono triste o sono felice? Non riuscivo a capirmi davvero, sai, quando sei in bilico, no? Non sai se sei felice perché hai pareggiato con la Roma o triste perché hai pareggiato con la Roma dopo averla massacrata, l'abbiamo massacrata. Io posso dire una cosa di Gotti, Gotti si sta rivelando davvero un grande, perché si sta prendendo delle responsabilità molto pericolose prima di tutto, perché fosse andata male a Salerno o ieri con la Roma, tutti ad attaccarlo, ma non si può cambiare subito nelle prime partite, bisogna fare le cose in modo graduale. Ieri che cosa dicevamo ieri mattina nel video della presentazione? Di Lecce Roma. Allora, le formazioni possono essere due: o mantiene le due punte, quindi Cristovic e Piccoli insieme, oppure leva Piccoli e mette Dorgu sulla fascia davanti a Gallo. Che cosa ha fatto Gotti? Tutte e due le cose. Ricordo un commento, non mi ricordo se era di Nick, un amico. Comunque, un commento di uno che ha detto, di un ragazzo che ha detto: vedrai che Gotti ci metterà del suo già da queste prime partite. Il commento di ieri mattina. E infatti, Gotti ci ha messo del suo perché già ha stravolto il Lecce e non l'ha stravolto. Attenzione, non l'ha stravolto solo sul piano dei nomi, no? Che fanno parte della formazione. L'ha stravolto proprio sul piano tattico, sul piano tattico. Adesso abbiamo finalmente un centrocampo coperto, adesso abbiamo due giocatori come Alquist da una parte e Dorgu dall'altra che partono un po' più indietro, quindi hanno più campo, cioè possono mettere la progressione, no? Che è il loro pezzo forte, cioè per loro è più facile che prendere palla già in attacco. E trovarsi già uno o due uomini davanti. E quando metti Alquist in queste condizioni, Alquist diventa devastante. Dategli il tempo ad Alquist di ritrovare la forma che aveva prima, perché Alquist aveva una forma smalianta all'inizio. Adesso l'ha persa un poco. Dategli il tempo di ritrovare quella forma e vedrete che con Alquist che parte da più lontano avremo tante soddisfazioni. Falcone. Io l'ho detto ieri nel video e lo ripeto oggi. Per me Falcone è un grande portiere, non per tutte le parate che fa, che i signori, il portiere sta lì per parare. È logico, una squadra come il Lecce poi subisce più tiri di una squadra come l'Inter, come il Milan, la Juventus, no? Subisce più tiri in porta. Quindi finché ne subisci 10 e ne pari 9, gli diciamo bravo, però poi quando ne subisci uno o due a partita e li prendi, là sei un grande portiere, perché il portiere bravo è quello che quando gli avversari hanno un'occasione o al massimo due, lui le neutralizza. E Falcone ieri ha fatto questo contro una Roma dove tu ti aspetti 30 tiri degli avversari verso la nostra porta. Ieri gli avversari hanno tirato due volte in porta, una volta dopo 2 minuti, ripeto, sul calcio d'angolo. E quando lui l'ha levata proprio da dentro la porta, e una volta su Aouar solo proprio da solo, ormai io gli ho detto: no, vabbè, dai, non ci credo. Invece lui è uscito e l'ha presa, l'ha fatta e l'ha deviata. Grande Falcone, Gallo, cioè Gotti ha rigenerato Gallo. Ma avete visto Gallo? Vedete Gallo quanto scappa? Io sono devo andare a vedere i dati, devo vedere quanti chilometri ha fatto ieri Gallo, perché ieri Gallo ha corso dall'inizio alla fine. Aveva suo suocero, no, perché Giacomazzi, allora, quando ho visto Giacomazzi ieri il cuore è tutto. Aveva Giacomazzi in panchina e lui ci ha messo il doppio della grinta, Gallo, per dimostrare a suo suocero che non l'ha sbagliato genero. E niente, ha fatto un partitone. Gallo ha fatto un partitone, ha giocato meglio Gallo di Dorgu sulla fascia. Dorgu ha sbagliato quel gol, mamma mia, mamma mia. Quando ha sbagliato quel gol io ieri stavo impazzendo, stavo dicendo: no, dai, non è possibile, come si fa a sbagliare quel gol? E il bello che si stava incazzando, gli faceva: passamela, passamela, quello gliel'ha passata, perfetto, e quello andava a metterla fuori. Ha
a 3 metri dalla porta, che era libera la porta, era libera. Ah, signore, signore, che brutto quando quei momenti sono brutti, perché dici, e mo quando mi ricapita più un'occasione del genere? E tu immagini se avessimo perso alla fine, se avessimo perso alla fine, davvero sarebbe stato qualcosa da ridere, sarebbe diventato davvero una farsa. E andiamo avanti. Vieri, forse l'unico che non mi è piaciuto moltissimo, ecco, forse. Però ecco, voglio proprio trovare l'ago nel pagliaio, diciamo, Gendrè, no? Se proprio vogliamo, non mi è piaciuto molto, sia in fase, cioè in fase difensiva, voglio dire. Poi in fase offensiva, avete visto, no? Quando per esempio si è fatto male, è andato con grinta, ha preso il pallone, è arrivato fino al fondo, ha perso il pallone, l'ha recuperato, l'ha crossato e poi quello gli è arrivato sopra. Cioè in fase offensiva, diciamo, dava più garanzie, in fase difensiva lasciava un po' a desiderare. Però vedete, c'era Alquist che partendo da più dietro gli dava una mano molto più concreta, no, di come quando c'era la terza. Poi, signori, diciamo la verità, mo, abbiamo parlato delle cose, siamo onesti. Il fallo di Pongracic su Lukaku, no, se non sbaglio, e quello è fallo tutta la vita, e ci è andata bene, perché se lì l'arbitro dà punizione, può darsi pure che quella sia, può darsi, sicuro, quello è ultimo uomo, là ce lo fanno fuori Pongracic. Comunque, detto questo, da Pongracic non si passa. Lukaku, da Pongracic non si passa! Ieri arrivavano quei palloni alti, no? Pongracic dietro a Lukaku, si vedeva sempre Pongracic che gli dava sempre quella spintarella, pum, così. E poi prendeva il pallone. No, vabbè, Pongracic, perché ci mette la furbizia e ci mette la qualità. Pongracic è un difensore che quando lo incontri devi fare il segno della croce. Pongracic è forte, è forte. Baschirotto, ieri mi ha fatto ridere Baschirotto quando è arrivato a 2000 su Lukaku, che stava fermo, gli voleva dare una spallata perché stava arrivando il pallone, gli dà questa spallata e vedi Lukaku lì che rimane Lukaku fermo, lì che è proprio come se neanche l'avesse avuta quella spallata, e lui che gli rimbalza sopra, fa 5 metri e cade a terra. Lì, guarda le risate, stavo dicendo, Baschirotto, pesi 400 kg come a Lukaku. Niente, non lo sposti quel, solo Pongracic, perché Pongracic ci mette la qualità. Baschirotto no, è grinta, c'ha un sacco di grinta, grinta da vendere, ma Pongracic c'ha la grinta e c'ha la qualità, sa come fermare tutti i tipi di giocatori. E ieri possiamo dirlo che Pongracic ci ha annullato, ieri Lukaku una spizzicata di testa ha fatto e basta. E quindi dicevamo di Gotti, davvero io questo allenatore me lo sto godendo nelle prime 2 partite, due clean sheet del Lecce. Vi ricordate due clean sheet del Lecce consecutivi in questa stagione? Io ieri ci ho pensato, non mi ricordo due clean sheet del Lecce consecutivi in questa stagione. Con Gotti invece ci siamo sistemati dietro e ci siamo sistemati avanti, ci siamo sistemati avanti. Adesso il Lecce gioca a calcio, queste partite te le godi dall'inizio alla fine. E quando finisce la partita, te ne vai anche, cioè te ne vai anche, non incazzato, diciamo, scocciato, no? Dal fatto che tu non abbia vinto la partita con la Roma. Cioè, nel senso, io ieri mi sentivo a terra perché la partita con la Roma è finita 0-0. Quando invece con D'Aversa, se fosse finita 0-0, mi sarei andato a fare un giro a mare suonando il clacson e gridando Forza Lecce. Capite la differenza qual è? È come imposti la partita. Se una partita tu la imposti male, come era impostata male prima, cioè nel senso, durante la partita già non ti diverti, no? Mentre poi vedi la partita di Gotti e dici: mamma mia, come siamo cambiati! Adesso sì che possiamo dare fastidio a tutti. Ora, ragazzi, testa al Milan, perché il punto ce lo possiamo andare a prendere anche a Milano. Ciao.